Allora ragazzi, i prodotti che ci occorrono sono uno smalto fucsia fluo, sto utilizzando questo della Yes Love che è il numero F24. Poi ci occorre uno smalto glitterato, possibilmente con glitter misti, tutti multicolore. Sto utilizzando questo della Debbie, che è molto carino ed è della linea Color Play, il numero 38. Poi ci occorre uno smalto bianco, sto utilizzando questo della Debbie Gel Play, che è del numero 23. Un dischetto struccante imbevuto di acetone. Un pennellino di precisione con la punta fine e corta. Un dotter. E infine uno smalto trasparente o un top coat. Io sto utilizzando questo della Debbie Extra Shine. Ah, ultima cosa che mi stavo dimenticando, ci occorrono delle pagliette e possibilmente argento, come questi qui. Allora, innanzitutto stendiamo su tutte le unghie una base protettiva. Dopo aver fatto questo e dopo che sarà perfettamente asciutto, prendiamo il nostro smalto fucsia e facciamo così la French. Se avete difficoltà nel fare la French, vi lascio sotto qui da qualche parte. O sia nell'info box che qua intorno all'inquadratura vi lascio il link del video che avevo fatto sulla French, dove mostro comunque quattro tecniche per fare una corretta French manicure. Quindi prendiamo lo smalto fucsia e facciamo la nostra French. Lascio asciugare e poi faccio la seconda passata. Fatta anche la seconda passata e lasciata asciugare, prendiamo lo smalto glitterato con il nostro pennellino di precisione. E facciamo una strisciolina glitterata dove inizia il nostro smalto colorato. Ok, e lasciamo asciugare Bene, dopo che sarà nuovamente. asciutto prendiamo il nostro smalto bianco con il dotter. Facciamo tre puntini verticali, ovviamente la grandezza la decidete voi. Io parto dal più grande al più piccolo. Puliamo il dotter. E prendiamo così le nostre pagliette, anche col nostro dotter. E iniziamo ad attaccare le pagliette sopra lo smalto glitterato, ovviamente senza passare poi sullo smalto bianco, ma procedendo poi anche dall'altra parte. E procedendo così su tutta l'unghia. Bene, quando sarà tutto completamente asciutto, prendiamo il nostro smalto trasparente e lo stendiamo su tutte le unghie. Bene, ragazze, questa era la mia nail art. Spero tanto che vi sia piaciuta e vi aspetto ai prossimi video. Ciao ragazzi, un bacione.